Ma felicità, c'è un primo dato biografico è che sono molto felice di avere l'età che ho adesso, nel senso che tipo per 20 anni l'ho rincorsa. È curioso, è una sensazione per cui tu pensi di aver fatto per un sacco di tempo delle cose che dovevano portarti da qualche parte, non importa dove, però una parte della destinazione era l'età che ho adesso e mi trovo molto a mio agio. La seconda credo che non abbia a che fare nel mio caso con le cose materiali, ma più con il fatto, questo sì, cioè con un'ansia da prestazione sentimentale nella misura in cui non sapere di non deludere le persone, poche persone molto care che ho attorno mi rende molto felice. Nel senso che è un tratto che mi rende sereno, diciamo così. La scrittura, diciamo, è come un grasso compagno di viaggio che ti porti sulle spalle, quindi alcune volte può essere. Può avere, diciamo così, aperture di felicità per cui ti riconosci, ti rispecchi in ciò che fai, e invece può avere anche grandi ore in cui non sei per niente felice, nel senso che la scrittura è uno specchio, alcune volte ti guardi e non ti piaci, altre volte invece ti guardi e ti rispecchi, allora in quel caso puoi essere felice, ma non è una ricerca che ha a che fare con la felicità, diciamo non è un mezzo secondo me per ottenerla, semmai è un riflesso, nel senso che se tu ti senti felice in un momento particolare della vita, le storie che racconti probabilmente avranno un colore che porta con sé quell'abitudine, quell'ambito, quell'attitudine sentimentale. Non credo, per me quantomeno non è generalista il discorso, non funziona come ricerca, ecco, di felicità.